Ancora una rissa tra Baby Gang e Schio. L'ultimo episodio nella zona del castello. Due giovanissimi finiscono in ospedale. E adesso andiamo a Schio perché continuano le risse soprattutto tra giovani, tra Baby Gang. Nell'ultima rissa sono rimasti feriti anche due giovani. Però ogni notte succede qualcosa, sempre fra extracomunitari, naturalmente, perché ne abbiamo una folla. La violenza giovanile a Schio non si ferma. La notte scorsa si è consumata un'altra rissa sfociata nel sangue. Protagonisti tre giovani, di cui un minore, che a Luna in via Petitti di Roreto, zona Castello, a due passi dal centro, si sono feriti a vicenda con armi da taglio sequestrate successivamente dagli investigatori. A intervenire sul posto i militari della Guardia di Finanza e i carabinieri, che hanno identificato i ragazzi medicati successivamente al pronto soccorso di Sant'Orso e denunciati per rissa, lesioni, porto abusivo di arma da taglio. La rissa sarebbe nata anche questa volta per futili motivi. Una zona, quella dove si è consumata l'ultima lite, particolarmente gradita a gruppi di ragazzi difficili che la frequentano, specie nelle ore notturne. Ci possono incutere un po' di paura perché comunque sono gruppi numerosi di persone. Soltanto l'ultimo episodio criminale che vede protagonisti giovani, lo dicono il consigliere di opposizione Carlo Cunegato e Alex Soccioni di Prima Noi, che chiedono pene certe e più severe. Non bastano i proclami securitari, perché bisogna avere il coraggio di ammettere che a Schio esiste un problema, che è quello di una fascia di giovani che vive un forte disagio, di una fascia di ragazzi che vive una condizione di deprivazione economica e culturale. Una situazione particolarmente grave perché nonostante le varie azioni, i vari provvedimenti messi in atto dalle forze dell'ordine, alla polizia locale, congiuntamente all'amministrazione comunale, si sono fin qui rivelate purtroppo poco efficaci.